Dopo. L'uscita era solo quella di formare i gruppi partigiani per difendersi dalla deportazione nei campi di sterminio. Dopodiché si è poi discusso i problemi sociali verso la fine del 44, quando le formazioni erano già diventate brigate, brigate Garibaldi, brigate Matteotti, brigate autonome, brigate GL, Giustizia e Libertà. Allora si discuteva già un po' la politica, i problemi, perché poi sono venuti su degli uomini che praticamente era 30 anni che facevano i partigiani contro il fascismo, già prima ancora della guerra del 14, che si erano già schierati contro la guerra del 14, dopo si sono schierati contro il fascismo e le sofferenze del fascismo, che le abbiamo subite tutti, specialmente noi giovani, che si doveva andare a fare istruzione prima in Italia, istruzione in piazza, che non potevi neanche dire di no, perché se dicevi di no erano botte, minacce di confino o licenziamenti dalle fabbriche. In sostanza c'era una persecuzione, anche se uno non sapeva quello che era il fascismo, ti perseguitavano lo stesso, perché magari non facevi il burattino come volevi loro, anche se tu non sapevi cos'era l'antifascismo, cos'era il fascismo, dato che noi eravamo, non c'era niente di poter sviluppare, di discutere i problemi nostri, non potevi parlare, perché era solo il credere, obbedire, combattere, e il Duce ha sempre ragione, e avanti così. Poi è venuto un po' uno sbandamento del 43, e io non mi sono sbandato. Io ho detto ai miei ragazzi, è inutile, sì, siamo nell'inverno, lo capisco anch'io, ma noi non dobbiamo, perché se andiamo a casa state tranquillo che uno per volta ci beccano tutti. Allora rimaniamo raggruppati e facciamo quello che dobbiamo fare. E difatti l'inverno dal mese gennaio e febbraio fino alla prima decada di marzo nella Val di Susa, proprio operante in Val di Susa, era solo il mio gruppo. La resistenza non poteva andare avanti, non si poteva, perché praticamente bisognava anche mangiare. E quando, per esempio, nella primavera del 44, quando abbiamo preso tutti i russi georgiani che si trovavano nelle stazioni a servizio da Collegno, Alpignano, Rosto, a Vigliana, Condove, erano 120, poi il gruppo che era a Ponte Rosso lì tra Sant'Antonino e Borgone, 40 cecoslovacchi, erano i problemi anche per il vettogliamento, i problemi per dar mangiare, era mica facile. Cinquantino, 60 che eravamo, siamo arrivati con i russi, con i cecoslovacchi, con i cremonesi che sono arrivati, che ai cremonesi gli hanno detto andate pure su che noi abbiamo tutto, che io non avevo niente, avevo neanche le armi da darci, le poche armi che abbiamo trovato nelle caserme che abbiamo raccomollato in giro, non c'era. Poi i russi sono venuti su tutti armati, i cecoslovacchi anche sono venuti su, ma gran parte, come i cremonesi che sono arrivati su, erano 70-80, quello che erano, non mi ricordo più neanche il numero, ma non avevano niente, avevano le scarpette basse, neanche le scarpette lì che dopo 15 giorni in montagna non servivano più.
i cecoslovacchi che erano al Ponte Rosso lì fra Borgogna sono venuti su da loro, erano l'Intesa, però sono venuti su da loro, erano una quarantina, ma ben messi, ragazzi anche intelligenti erano, non ho per quello, armi e bagagli avevano tutto. Poi è arrivato su anche i criminali, poi ne arrivava sempre su da Torino, tante volte era da mettersi le mani in testa, né? Credere, obbedire, combattere. Il Duce ha sempre ragione, la questione era lì, finiva tutte lì, largo i giorni, tutte quelle buffonate che fascismo ha fatto scrivere sui muri, se avanzo seguitemi, se retrocedo ammazzatemi, si è condannato da lui, si è fermato, l'ha ammazzato, chiuso, non è mica da riclamare, l'ha detto lui. Comunque la liberazione, io sono stato lì nella zona dell'aeronautica, e dopodiché è venuta la mobilitazione, il versamento delle armi, abbiamo versato le armi come è stato il decreto prescritto dagli alleati, dagli americani, inglesi, e ognuno è tornato alla sua casa, ha cominciato la sua vita, chi ha preso una strada, chi ne ha preso un'altra, chi è andato nella polizia, chi è andato a lavorare a campagna, chi è andato a lavorare nella fabbrica, chi è entrato nel Partito Comunista, chi è entrato nel Partito Socialista, chi è stato neutrale, chi che non si è mai interessato di niente, c'è neanche di quelli che non si sono interessati politicamente e sono rimasti lì tranquilli a casa. Però il 25 aprile anche quelli sono sempre venuti a commemorare, a ricordare i caduti, che era una cosa di dovere anche, ricordare i tuoi compagni che erano morti per la giusta causa. Era la causa che avevo detto prima, la giusta causa della libertà, non soltanto della libertà che abbiamo avuto per scacciare il fascismo e il nazismo, ma era sempre era anche una libertà di avere la giustizia sociale. E dopodiché siamo sempre stati, più o meno la maggioranza dei partigiani sono sempre stati sulla breccia a difendere la Costituzione, che non è mai stata rispettata. Io mi sono scritto al Partito Comunista nel 1945, il mese di febbraio. E c'era il commissario che avevo io, si chiamava Ponte Alessandro, il nome di battaglia era Oscar. Faceva il commercialista dopo, un ragioniere mi pare, e lui che mi ha spiegato l'impostazione del partito, che erano, cosa volevano e le lotte che bisognava poi intraprendere, che praticamente io ho capito che il Partito Comunista era il partito della classe dei lavoratori e allora mi sono iscritto per quello. Ma la resistenza non è stata solo tradita, è stata calpestata e perseguitata, non soltanto tradita, perché la prima cosa di tradimento verso la resistenza è stato di non aver applicato la Costituzione, la prima cosa. Carla Gobetti che dice Alessio fino all'ultimo si è distinto, è morto con un'azione da comandante partigiano schierandosi con i più deboli. La ricordo con questa grandezza d'animo, ci lascia un grande insegnamento. Thank you.
La Vigna e il Marin è un po' come il nostro per far politica, questo cercare, lavori e lavori, poi basta un niente che ti trovi da capo. Difendere la vigna e il lavoro di anni dal Marin. Macchinate e macchinate di zolfo, portate sulla schiena per poi vedere il lavoro che è da fare perché la pioggia ha scancellato tutto. È stato fatto un grande arrestamento, un grande stile, con carri armati, blindo, sono arrivati saliti da tutte le parti, da Vallarisella, da Capri e Supermulattiere, in ogni modo è stato un arrestamento in grande stile nella zona della 17ª Brigata. Il monumento del Colle del Vice è stato eretto, in principio eravamo pochi di noi, il primo monumento. C'era un monumentino. Mi ricordo sempre che avevano scritto, là sopra era scritto Viva Alessio, insieme a quel monumentino lì. Io sono arrivato su perché quel piccolo monumento a tirarlo su era anch'io. Poi lì quelli che sono passati, magari anche i partigiani che hanno scritto quello. Dopodiché abbiamo fatto il grande monumento, no? Il grosso monumento. Però la data del 2 luglio è a ricordo di quel famoso arrestamento, che sono stati quarantina di morti in totale. Poi è nato il monumento che ha ricordato le quattro valle, ha ricordato tutte le quattro vallate e difatti i nomi che ricorda tutte le quattro, tutti i morti di 2028 partigiani morti sono tutte le quattro vallate, però la data è la data di quel sterlamento lì del 2 luglio, la data della festa del Col dell'Ir. Non c'era questo sole, c'era tanta nebbia, c'era un po' di cielo scuro e vi ricordate che dicemmo tensium al marin, vi ricordate che ci dicemmo pompiamo il verderame perché la peronospera non infesti le nostre vite. Purtroppo alle scapane che cosa? Purtroppo qualcuno non ha dato bene il verderame, qualcuno che ha lasciato che il Marin andasse a finire nella stanza dei bottoni a Roma. Continuiamo a pompare affinché il Marin scompaia da quelle foglie italiane. Grazie.
qualcosa. Il 29 luglio è quando matura il grano, trullalalalalala. È nata una bambina come una rosa in mano. È nata una bambina come una rosa in mano. Non le cittadina, trullalalalala. È nata in un boschetto vicino alla marina. È nata in un boschetto vicino alla vicino alla marina, dove è più bello stare, trullalalalalala. Si vede i bastimenti a galleggiar sul mare. Si vede i bastimenti sul mare. Thank you.